Ma con questo libro ho completato il mio ritratto dell'opera di Jacques Lacan, di cui il primo volume era uscito nel 1912 e riguardava soprattutto, diciamo, l'inquadramento più teoretico della riflessione psicoanalitica di Jacques Lacan sul soggetto, mentre in questo secondo volume mi sono occupato di restituire al lettore la dimensione clinica dell'insegnamento di Lacan. Perché questo non va dimenticato. Lacan, che oggi ancora di più è letto dai filosofi, dai letterati, dai linguisti, è stato innanzitutto uno psicoanalista che passava le sue giornate a incontrare soggetti sofferenti e, diciamo così, ad ascoltare le loro parole. Non va dimenticata questa, diciamo, presenza dello psicoanalista anche nel pensatore. Quindi la riflessione del libro mette al centro dell'orizzonte di pensiero di Lacan la clinica psicoanalitica. Ecco, Lacan ci dice alcune cose fondamentali sulla clinica psicoanalitica. La prima è che la clinica psicoanalitica è una clinica del soggetto. Dire che è una clinica del soggetto non va da sé, perché non è una clinica, diciamo, che si occupa di strutture. Semplicemente, non è una clinica che si occupa di etichettamenti nosografici, non è una clinica solo diagnostica, sebbene Lacan sia un grande lettore molto fine del tema della diagnosi differenziale nella clinica. La clinica psicanalitica è una clinica del soggetto, significa che la verità, l'esperienza della verità, si dà sempre nella forma della singolarità. Quindi diciamo che la clinica di Lacan è una clinica dell'uno per uno e che la verità ha sempre il volto della singolarità. Se si vuole, questa è la dimensione kierkegaardiana cristiana della clinica lacaniana, no? La clinica non si occupa di universali, non si occupa di generalizzazioni, di categorizzazioni astratte, ma è sempre clinica dell'incontro irripetibile con una singolarità, con un nome proprio. Quindi la verità in questo senso ha il volto della singolarità. Ancora di più si potrebbe dire che la clinica, per come Lacan la pensa, è femminile. Se la femminilità per Lacan è l'obiezione della particolarità all'universalità, è il non tutto che resiste, diciamo così, alla presa colonizzatrice della totalità. Per Lacan la femminilità indica sempre questo punto di resistenza, della singolarità, appunto del non tutto rispetto alla totalità dell'universale. Diciamo che il buco, la singolarità femminile sarebbe il buco nel campo omogeneo del grande altro. Quindi noi, come psicoanalisti, allievi di Lacan, seguiamo il suo insegnamento, che è quello di accogliere ogni soggetto nella sua incarnazione più singolare. Detto questo, un secondo punto fondamentale di quest'opera è il mostrare le radici freudiane del pensiero di Lacan. Non solo il ritorno a Freud di Lacan, teorizzato agli inizi degli anni 50, spiega la concezione teorica generale della dottrina psicoanalitica, ma spiega anche alcune invenzioni che Lacan introduce proprio sul piano della clinica psicoanalitica. Voglio fare solo un esempio, l'esempio delle psicosi. Noi sappiamo che Lacan ha introdotto una categoria nuova per leggere la follia, per leggere l'esperienza soggettiva della psicosi, che è la forclusione. La forclusione. Questo termine, forclusione, è in pratica assente nell'opera di Freud ed è quindi un contributo originale che Lacan dà alla dottrina, psicoanalitica delle psicosi. Eppure, pur essendo un contributo originale, è anche un modo in cui Lacan riprende Freud. Per esempio, riprende un punto in cui Freud definisce con rigore la differenza fondamentale tra la nevrosi e la psicosi, quando dice, per esempio, che nella nevrosi
noi abbiamo un soggetto schiacciato dallo strapotere della realtà, per cui è la realtà che si impone sul soggetto esigendo la rimozione di parti di esse, dice Freud. Quindi il conflitto nella nevrosi fondamentalmente è tra l'io e l'ese, tra l'io e l'ese, e il soggetto è oppresso dallo strapotere della realtà. Nella psicosi, invece, dice Freud, lo strapotere non è più della realtà, ma è dell'ese. È dell'ese che non tiene conto della realtà e che impone alla realtà, diciamo, l'esigenza del soddisfacimento pulsionale più immediato. E a quel punto, dice Freud, è la realtà che viene rimossa. Allora, mentre nella nevrosi lo strapotere della realtà e ciò comporta la rimozione dell'ese, nella psicosi lo strapotere dell'ese e ciò comporta la rimozione della realtà. È su qui che interviene, su questo punto che interviene Lacan. Cos'è la rimozione della realtà? Che è veramente una immagine. Certamente il delirio, l'allucinazione mostrano che nel soggetto psicotico il rapporto con la realtà è sfasato, no? Non tiene più. Lacan traduce questa rimozione della realtà dicendo che nella psicosi il quadro della realtà, quello che in modo più poetico nel seminario 10 Lacan dirà la scena del mondo, il quadro della realtà, la scena del mondo, ha perso il suo fondamento. Cioè ha perso quel significante che consente al quadro della realtà e alla scena del mondo di stare insieme. E questo significante, qui è il contributo originale di Lacan, è il nome del padre. Il nome del padre sarebbe quel significante che tiene insieme tutti gli altri significanti, che ordina l'insieme dei significanti e che è a fondamento della scena del mondo, cioè del quadro della realtà. Mancando questo significante, cioè essendo forcluso, dice Lacan, nell'inconscio del soggetto psicotico, il quadro della realtà, la scena del mondo, si disarticola, si frammenta, va in pezzi. Ecco, questo è un esempio, diciamo, di come Lacan, a partire dalla lettura di Freud, introduce concetti nuovi che, come dire, aggiornano radicalmente l'impianto dottrinale della clinica psicoanalitica. La stessa cosa si potrebbe dire dell'isteria, della fobia, della nevrosi ossessiva, e il libro mostra, diciamo, tutti questi movimenti di ritorno a Freud e di superamento di Freud, ma non c'è possibilità di superamento di Freud se non c'è prima il movimento di ritorno a Freud. Ecco, più in generale, per riassumere proprio le differenti strutture cliniche di cui il libro parla, cioè nevrosi, psicosi, perversione, metterei l'accento sul tema dell'esilio. Per Lacan, la condizione della soggettività umana è la condizione dell'esilio. Questo esilio è l'esilio da Sting, dice Lacan riprendendo Freud, è l'esilio dalla cosa. La cosa è a sua volta un'immagine, un indice di un godimento pieno, di un godimento senza mancanza, di un godimento che precederebbe, diciamo così, l'esistenza del linguaggio, dunque impossibile, perché nulla può precedere l'esistenza del linguaggio, e dunque l'esistenza del linguaggio ci separa irreversibilmente da questo godimento, ci getta nell'esilio. Per questo per Lacan il linguaggio non è, come per Heidegger, solamente casa dell'essere, diciamo, ma è struttura di separazione, è taglio, no? È disgiunzione, è condizione dell'esilio. E dunque, se l'essere umano significa essere nell'esilio, cioè essere diviso da se stesso, essere nella mancanza essere, come dice Lacan riprendendo il Sartre dell'essere il nulla, allora noi possiamo vedere qui dipanarsi, proprio differenziarsi le tre strutture cliniche. La prima, la psicosi, che sarebbe un'obiezione all'esilio. La psicosi è il rifiuto dell'esilio. È il tentativo disperato di obiettare alla separazione della cosa. Lacan dice che lo psicotico tiene la cosa in tasca, non vuole separarsi dalla cosa. È il dramma di Artaud, per esempio, no? Artaud vive
il linguaggio lo cito come un tradimento dell'essere. Per cui la struttura di alienazione che il linguaggio comporta in sé, di esilio, come abbiamo detto, l'esodo che il linguaggio tende a produrre, viene rigettato dallo psicotico in modo disperato, perché è impossibile rigettare questo esodo, e nel nome di una libertà assoluta. Per cui Lacan si fa l'idea che il folle sia veramente l'uomo libero. L'uomo libero, per un verso, perché appunto si vuole liberare dalle catene del linguaggio, però al tempo stesso questa libertà si manifesta come una forma radicale di schiavitù. Di schiavitù perché lo psicotico è parlato dal linguaggio nell'allucinazione, perché diventa oggetto bersaglio nel delirio paranoico, perché è condannato alla frammentazione nella schizofrenia, perché diventa puro oggetto scarto nella melanconia. La nevrosi, diciamo, è la struttura clinica che sopporta l'esilio. Potremmo dire che sopporta malvolentieri l'esilio, no? Il nevrotico è nell'esilio, vive nell'esilio dalla cosa, ma rimpiange la cosa. E per cui in modi differenti le due grandi declinazioni della nevrosi, cioè l'isteria e la nevrosi ossessiva, sono dei modi di aspirare, diciamo così, a recuperare la cosa perduta. Nella forma dell'utopia, il desiderio isterico, e nella forma dell'impotenza, il desiderio ossessivo. Lacan descrive il desiderio isterico come un desiderio perennemente insoddisfatto, per cui nevrotico è nella permanente insoddisfazione perché ricerca quel godimento assoluto che in realtà è alle sue spalle. Per cui ogni volta il desiderio isterico incontra nella sua soddisfazione la sua delusione, perché ciò che ricerca non è in avanti ma è all'indietro. Per cui Lacan riassume questo dicendo: il desiderio isterico è desiderio di mantenersi insoddisfatto, o se più semplicemente il primo Lacan nel 1938 dà questa bella immagine del desiderio utopico. Non è mai questo, non è mai questo il momento della realizzazione, no? È sempre rinviato in un altrove ideale che in realtà è irraggiungibile. Per cui diciamo, nell'opzione amletica tra l'essere e il desiderio, l'isterica sceglie sì il desiderio, ma senza poterlo realizzare nell'essere. Per cui è il desiderio che consuma l'essere. Quindi un desiderio votato all'inconcludenza. L'ossessivo invece fa una scelta opposta rispetto a questo dilemma tra l'essere e il desiderio. Vive il desiderio con angoscia, vive quindi anche la donna con angoscia, e sceglie l'essere, sceglie il consolidamento dell'essere contro il verme del desiderio, in quanto il desiderio è per lui un oggetto d'angoscia. E quindi abbiamo la vita dell'ossessivo che assomiglia alla vita di un morto, dove tutto deve essere catalogato, tutto deve essere ordinato, tutto deve essere calcolato, tutto deve essere programmato, al punto che la vita dell'ossessivo si trova rappresentata mirabilmente, per esempio, nel fantasma dell'avaro di Molière, no? Tutto in cassaforte, tutto nella cassetta, dice il protagonista del dramma del racconto teatrale di Molière. Tutto nella cassetta, meglio la cassetta che Marianne. Quindi nella scelta tra l'oggetto e la donna, meglio l'oggetto, meglio la ritenzione, meglio l'avere che non l'esposizione. E diciamo il soggetto ossessivo quindi rinuncia al desiderio per rafforzare, dice Lacan, la propria sussistenza nell'essere. Dunque se la prima via, la via isterica, era più femminile, la via ossessiva è più maschile. È per questo che per esempio gli ossessivi amano molto i linguaggi, secondo Lacan, i linguaggi compatti, i linguaggi che escludono la mancanza, la matematica,
le scienze dure, l'informatica, la cibernetica, il linguaggio giuridico, cioè il linguaggio che esclude nella propria compattezza l'elemento del non tutto, l'elemento della mancanza, l'elemento della differenza ingovernabile. Infine abbiamo la terza via, che è la via della perversione, che devo dire è la via che, se Lacan ci offre una serie di elementi che, compresi i quali, noi possiamo leggere meglio il nostro tempo. Perché la via della perversione non è né la via dell'obiezione al simbolico, cioè dell'obiezione all'esilio, né la via dell'accettazione disagevole dell'esilio, che è la via della nevrosi, piuttosto è la via di chi non semplicemente obietta all'esilio, ma lo rifiuta radicalmente. Cioè il perverso, diversamente dal nevrotico, che non sa mai veramente quello che desidera, che non sa mai veramente quello che vuole. Nell'algebra di Lacan la nevrosi è veramente, simbolizza l'essere barrato, il soggetto diviso, che non sa mai veramente quello che vuole, non sa mai veramente quello che desidera. Edipo, per esempio, non sa veramente chi è, o Amleto, che sa chi è e sa quello che dovrebbe fare, ma che non riesce a fare quello che dovrebbe fare. Edipo e Amleto sono veramente i due simboli fondamentali della nevrosi, secondo Lacan. Ebbene, il perverso sa quello che vuole, sa la ragione per cui è al mondo. E la ragione per cui è al mondo è una sola, cioè il perverso sa che si è al mondo per godere. E dunque il perverso si propone come padrone, maître de la jouissance, maître, padrone del godimento. Quando Lacan teorizza così la perversione, come sfida radicale al linguaggio, come affermazione del proprio desiderio, come volontà di godimento, volontà assoluta di godimento, sta emancipando la figura della perversione dalle pratiche, diciamo, sessuali cosiddette aberranti, no? Freud classificava la perversione a partire dalle pratiche sessuali aberranti. Lacan dice cosiddette aberranti. Lacan liquida questa dimensione dicendo in fondo la sessualità umana in quanto tale è strutturalmente perversa. È già una tesi di Freud: il bambino è perverso polimorfo per struttura. Quindi non dobbiamo andare a ricercare lì la perversione. Nelle camere da letto gli esseri umani sono bizzarri, dice Lacan, assomigliano dei collage surrealisti, no? Non c'è niente di realistico nella sessualità umana. Detto questo, allora cosa sarebbe perversione? Lacan dice che la perversione non può nemmeno essere ridotta al tratto perverso che accomuna il desiderio umano in quanto tale, cioè il fatto che desiderare significa sempre godere della trasgressione. Questo, dice Lacan, è, diciamo, la dimensione ordinariamente perversa del desiderio umano, che trova il suo fondamento in San Paolo, no? Nell'idea che appunto il peccato esiste. Nella lettera ai Romani il peccato esiste solo perché esiste la legge. E dunque il desiderio sarebbe di per sé, conterrebbe di per sé un tratto perverso nella misura in cui la proibizione dell'oggetto lo alimenta. Un'esperienza che fanno anche i bambini, no? L'oggetto proibito è l'oggetto più desiderato proprio perché la legge lo interdice. Ecco, Lacan libera il concetto di perversione anche da questo riferimento paolino al rapporto legge-desiderio e definisce la perversione non come trasgressione della legge, ma come esigenza di fondare una nuova legge. Questo è il punto chiave della perversione. In Sade, per esempio, che è il suo grande riferimento a proposito della perversione, Sade è contro la legge degli uomini, contro ciò che gli uomini distinguono tra virtù e vizio, perché ritiene che quella legge, la legge degli uomini, sia una falsificazione della legge. Perché pensa che quella legge sia una falsificazione moralistica della legge. E che invece l'unica legge che conta e che gli uomini, per paura, per angoscia, per moralismo,
per assenza di coraggio, diciamo così, tendono a rifiutare, si trova iscritta nella natura, che è il grande riferimento del perverso, nella natura si trova iscritta la legge come volontà di godimento. E dunque, mentre il linguaggio, il simbolico, ci separano dalla natura, ci allontanano dalla natura, costringendoci ad un esilio inutile, il perverso proclama un ritorno alla natura e alla elevazione della natura come luogo della legge. Di quale legge? Della legge del godimento, che è l'unica forma di legge autenticamente vera. Tutto il resto, nella prospettiva del perverso, è menzogna.